Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale, in uno di essi, trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio, tutte, 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 e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Ovviamente con l'espansione della città, visto che a est non si poteva andare che c'era il mare, a ovest non si poteva andare più di tanto perché c'era appunto il New Jersey e così via, che ancora doveva essere creato come stato, ma già c'era come territorio, allora si pensò di andare a nord e fu fatto il Central Park. Il Central Park fu iniziato nel 1859 e finito nel 1873. Il Central Park, ragazzi, ha una grandezza di 341 ettari, è il polmone di Manhattan ed è più grande del Principato di Monaco. Cioè, quando, se qualcuno di voi ha la fortuna di andare al Principato di Monaco, sappia che il Central Park di New York è più grande. Poi, nel 1898, ormai siamo quasi ai giorni nostri, diciamo così, venne formata la moderna città di New York con l'accorpamento di Manhattan a Brooklyn, e questa così viene chiamata l'organismo municipale, oppure Greater New York, perché appunto era più grande. Poi, dal 1899 al 1914, ormai stiamo nello scorso secolo, praticamente il nostro, si costituirono le cinque contee come sono conosciute oggi, e poi vengono i famosi blocchi. Adesso un po' di cose, di curiosità e informazioni. Il tergicristallo, tanto, tanto prezioso e tanto normale oggi, fu inventato nel 1905 qui a New York dalla signora Mary Anderson. Tanto per capirci, ci voleva una donna per inventarci il tergicristallo. Il ponte di Williamsburg, dove noi andremo, è stato iniziato nel 1903. Questi sono gli Hare Krishna. Un aneddoto: quando eravamo sedicenni, quindicenni, diciottenni, li incontravamo sempre a Via del Corso, ci mettevamo a ballare con loro, e che te dico, le risate. Poi il ponte di Manhattan, che è gemello del ponte di Brooklyn, e andremo anche là, è stato iniziato nel 1909. Poi la metropolitana tra i quartieri, perché prima era solo ristretta in alcune zone, fu iniziata nel 1904. Vedete che sviluppo all'inizio dello scorso secolo. Il Grand Central Terminal, cioè la stazione più grande degli Stati Uniti, e andremo anche lì, è stata iniziata nel 1913. Nel 1925 New York era la città più popolata al mondo. Tanto per capirci. E nel 1909, per la prima volta, fu chiamata la Grande Mela da un giornalista. Perché? Perché qui, essendo un porto di mare, come si dice, arrivava di tutto. E arrivava anche la frutta, verdura e tutto quello che ne consegue. Oh, che cosa ha composto questo? Perché arrivavano tonnellate e tonnellate di mele,
appunto la città aveva questa forma, fu chiamata la Grande Lela. Poi farvi vedere questa mappa dove siamo adesso. Praticamente qui sotto si va al mare, cioè qui sotto c'è la statua e su c'è Manhattan. Noi adesso siamo esattamente, mi pare, qua. Questa è una mappa che si è messa così tanto per far capire dove siamo, non è che pretende chissà che. Poi nel 1911 fu costruito il Woolworth Building e andremo anche là. Dal 31 al 73 l'Empire State Building fu il grattacielo più alto al mondo, poi ha perso il primato perché abitava avanti. Dal 72 si iniziarono a costruire le Torri Gemelle e sappiamo tutti purtroppo come andare a finire. Poi sappiamo che ci sono state le due guerre, tutto quanto, la depressione, è inutile stare a parlare troppo di queste cose. E si arriva ai giorni nostri dopo gli anni 70, poi ci fu l'avvento della presidenza Reagan che cambiò molto la vita americana e anche di New York. New York ha vissuto degli alti ma anche dei bassi, veramente bassi, dal punto di vista economico, di vita sociale, ha vissuto veramente tanti. E si arriva all'inizio degli anni 90 con l'avvento di Rudolph Giuliani, conosciuto come tutti il sindaco della tolleranza zero. Ecco, Rudolph Giuliani è stato in carica dal 94 al 2001 e durante questo periodo, perché è proprio di tolleranza zero, cioè la criminalità organizzata stava andando via, tutti i vari criminali stavano andando via e chi non rispettava la legge veniva arrestato, gli investitori tornarono, perché New York a un certo punto, ragazzi, era una fogna, ancora più di oggi. E l'ultimo grande lavoro che fece è quello di, appunto, togliere quelle che sono le gang, che però all'epoca erano divisi per etnia, che erano gli ispanici, gli italiani, i messicani e così via. Ecco, quello fu l'ultimo atto di una polizia che diede nuovo splendore alla città e la città ricominciò. Poi un po' di curiosità ancora, la città di New York, l'economia è presto detta, è basata molto sui servizi finanziari, i servizi per le aziende, telematici e così via, i servizi bancari e i servizi legali, ovviamente, che sta sempre in causa, però qui le cause si fanno, turismo, ci mancherebbe altro, e ricerca e start-up, perché investono molto nella ricerca, nei start-up e nei giovani. Come ho detto prima, un quarto della popolazione è minorenne, ragazzi, rendiamoci conto che sviluppo ci sarà nei prossimi anni. La popolazione di New York è divisa, 30% siamo noi bianchi, 20% sono i neri, 20% sono i latini e 20% sono gli asiatici. I bianchi sono racchiusi, c'è tutto, c'è italiani, europei e così via. E per quanto riguarda il food, qui a New York c'è tutto il mondo. Non c'è un paese al mondo che non sia rappresentato sulla tavola nella città di New York, nella fattispecie Manhattan. Con la pizza che la fa da padrona, e che poi è un'icona, la slice di pizza, no? E in più i famosi carelli dell'hot dog, come ho detto prima. Le maggiori industrie di New York sono due: quella della moda, per ovvi motivi, e quella dei media. I media intese come informazione. Intesa come formazione. Per finire con le curiosità, allora il giallo del taxi, colore giallo del taxi che si conosce ormai in tutto il mondo, anche se è stato superato, è stato inventato a New York. I taxi di New York sono 14.000, cioè capite che popolazione di taxi. E nonostante c'è Uber, qui ci sono i servizi, treni, aerei e così via. Poi l'Empire State Building
è talmente grande e pieno di uffici e negozi che ha un suo zip code. Zip code sarebbe il codice postale. Per esempio io a Roma ce l'avevo a Pietralata 00158, che racchiudeva, che ti posso dire, 5-10 km quadrati. Ecco, per capirci, l'Empire Building ce n'ha solo lui c'ha quello, che in questo caso è 10118. Poi a New York, anche per capire la ricchezza, ogni 21 persone uno ai milioni. E capite che rapporto. Poi per quanto riguarda le multe da parcheggio, no, da guida, da parcheggio, perché qui a New York trovare parcheggio è un sogno, si fanno 120 milioni di multe all'anno, ma non 120 milioni di soldi, 120 milioni proprio di multe singole. Parliamo di 10 milioni, praticamente ognuno prende 12 multe all'anno. E le pagano qua, perché vengono segnalate nel sistema e ti vanno sulla patente. Lo sport della città di New York è rappresentato dal baseball, da Yankees e Mets. Per carità, non mi portate mai a vedere una partita di baseball, perché posso far di tutto. Per quanto riguarda il football ci sono i Giants, per quanto riguarda il basket ci sono i Nets, e poi New York è una delle quattro città al mondo, insieme a Londra, Parigi e Sydney, o Melbourne, non mi ricordo, che ospita il Grand Slam di tennis, in questo caso US Open. Poi, ancora con le curiosità, il 50% delle persone che lavora a New York non parla inglese. Ecco, tanto per capirci quando uno dice e tanto per capirci l'apertura anche mentale di questa città. E questo è un dato che stupirà in molti. Perché? Perché vedendo tutti questi grattacieli, come io posso dire questo? Allora, solo 40 persone nella città di New York, nella fattispecie Manhattan, che è quella che ha i grattacieli, vive al di sopra di 800 piedi, cioè 240 metri. Gli altri sono tutti uffici o gente che vive più bassa. Ecco, questa è una cosa che a me ha scioccato, perché con tutti questi grattacieli solo 40 persone vivono così alte. Ovviamente pagheranno affitti da paura o avranno possedimenti, che te lo dica fa. E poi ci sta anche chi è proprietario, ma ci viene una volta all'anno, due volte all'anno, e conta ma non conta. Poi Times Square, dentro Manhattan, come avete visto tante volte, ecco, Times Square ha il 10% dei posti di lavoro dell'intera città di New York. Cioè, capite che flusso economico passa dentro quei 2 km quadrati, penso, non di più. E l'11% dell'economia, appunto, si svolge a Times Square. Cioè, se New York fa 1 miliardo di euro al giorno, l'11% è di Times Square. Cioè, capite che potenza economica. Ecco, questa era in grandi linee, ma veramente grandi linee, spiegare un po' la città di New York. Mi dispiace che non siamo potuti passare, ma lo faremo la prossima settimana e cominceremo seriamente a far vedere musei, a far vedere monumenti, a far vedere posti iconici, posti sconosciuti, posti brutti e posti belli. Ok ragazzi, mi raccomando, seguitelo questo tour, perché intanto è bello. Secondo quale canale vi porta gli Stati Uniti dentro casa così gratis? Qui non paga nessuno, il canale non ha pagato me, io non ho chiesto niente a nessuno, pertanto oggi sono venuto qua tra biglietto dell'autobus, biglietto del treno, mangià, tutto di tasca mia. Ma questo lo faccio volentieri e con affetto al canale, perché il canale è veramente bello. Ecco, perché siccome qualche mese fa qualcuno, in modo un po' allegro, disse a Manuel: devi essere abbastanza ricco per avere un inviato 2 anni. Insomma, ecco, ragazzi, quando si parla però un po'
cerchiamo di pensare prima, che fa sempre piacere, eh? Comunque, ripeto, è tutto gratis, tutto offerto dal canale tramite me, ok? Pertanto ragazzi, seguitelo e fateci contenti. Un saluto da Giuseppe, New York, United States. Ciao ciao, grazie.